Ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a parlare di un tutorial molto semplice, come si ruota una foto dopo averla scattata con l'iPhone. Ma non perdiamo tempo e cominciamo subito. Ed eccomi di nuovo qua. Quante volte vi sarà capitato di scattare una foto prendendo in mano l'iPhone in posizione orizzontale e poi quando andate a vederla nel rullino fotografico la foto risulta in verticale? Io penso molte volte. Questo perché l'iPhone, quando scattate la foto, non è perfettamente orizzontale. Quindi con un applicativo già presente in iOS andremo a vedere come rimettere in orizzontale la fotografia. Adesso faremo apparire magicamente l'iPhone. Dunque, la prima cosa da fare è andare sul rullino fotografico dell'iPhone. Come potete vedere, in basso c'è una foto che io ho scattato al mio power bank, eccolo qua. Ci avevo già fatto un video di presentazione su questo prodotto. Io ho fatto questa foto tenendo l'iPhone il più possibile in orizzontale, ma in qualche maniera non lo era perfettamente e come potete vedere la foto è venuta in verticale. Come possiamo fare per renderla orizzontale? Non serve nessuna app esterna, basta cliccare sul tasto modifica. Come potete vedere si evidenziano tutta una serie di strumenti in fondo. Noi dobbiamo cliccare sul primo a sinistra dopo annulla con il simbolo della rotazione. Questa specie di ghiera a noi non interessa perché serve per dare delle rotazioni parziali alla foto, ma dobbiamo semplicemente cliccare sul quadrato in basso a sinistra con la freccetta. Questa funzione ci consente di ruotare di 90 gradi in senso antiorario la foto fino al punto in cui noi la vogliamo salvare. Vedete, se io procedo la ruota di 180, 270 e ritorna nella posizione originale, ma siccome io la preferisco orizzontale la ruoto di 90 gradi a sinistra. Ecco, in questa posizione basta cliccare sul tasto fine. La foto verrà salvata direttamente nel rullino fotografico. Non una nuova versione, ma verrà sovrascritto il file originale. Infatti, se torniamo indietro, la foto, come vedete, è salvata orizzontale nella stessa posizione in cui io ho scattato la foto. Dunque, io ho terminato, spero che questo brevissimo e veloce tutorial sulla rotazione della foto vi sia piaciuto. Mettete tanti mi piace e soprattutto iscrivetevi al mio canale YouTube. Grazie per avermi seguito e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!